La guida sveltina di oggi ci insegna come sbloccare l'operatore Crash nella modalità Blackout. Crash è l'operatore più difficile da sbloccare, poiché la sua missione prevede di trovare un oggetto molto raro chiamato chip da poker. Questo oggetto può essere trovato unicamente nelle borse rosse che contengono i medicinali, oppure addosso al cadavere di qualcuno che lo aveva con sé. Se dovessimo aspettare che ci capiti per caso, potremmo anche aspettare molto tempo. Vi spiegherò quindi un metodo più veloce per cercarlo. Innanzitutto dobbiamo atterrare nella zona desertica, in questo punto tra le pale eoliche. In questo punto ci sono spesso armi e quad, in questo modo potremo spostarci velocemente e difenderci se necessario. Quello che dobbiamo fare è controllare all'interno di ogni pala tutte le borse rosse e raccogliere anche tutti gli oggetti curativi che troviamo perché ci serviranno per la missione. Per fare prima possiamo usare l'abilità saccheggiatore che ci permetterà di vedere gli oggetti attraverso i muri evitandoci di scendere dal quad ogni volta. Una volta trovati i chip da poker basterà seguire le istruzioni che saranno divise in base alla modalità affrontata. In solo dovremo avere nell'inventario 15 oggetti curativi di qualsiasi tipo, i chip e terminare la partita in top 15, mentre nella modalità squad dovremo arrivare al massimo terzi, sempre con 15 oggetti curativi e i chip nel nostro inventario al momento della morte o della vittoria. Attenzione, perché se userete gli oggetti curativi e finirete la partita con meno di 15, la missione fallirà.